Allora, buonasera a tutti, sono Adolfo Fattori, vi parlo da Io ci sto. Stasera presentiamo il libro Dante 700 anni dopo, curato da edito da Formamentis di Trento, curato da Mario De Martino, un libro a cui ho partecipato anch'io, che raccoglie una serie di saggi che ricordano Dante in maniera, diciamo, eccentrica che lavorano su Dante, in maniera, direi, eccentrica rispetto alla linea principale degli studi su Dante. Non abbiamo voluto metterci a confronto con i grandi studiosi di letteratura che si sono succeduti nei secoli e abbiamo cercato delle strade nuove per, come si dice, mettere in luce degli aspetti di Dante che non sono quelli normalmente curati. Presento anche Io ci sto per chi non ci conoscesse. Io ci sto è una libreria indipendente nata 7 anni fa dal desiderio di riaprire delle librerie al Vomero, visto al Vomero che è un quartiere di Napoli, visto che erano tutte chiuse, e esiste ancora. Si fonda sostanzialmente sul lavoro totalmente volontario dei soci, sulle donazioni che ci fanno in libri usati che ci fanno soci, amici, altre persone. E naturalmente sulla, come si dice, sulla consapevolezza e sull'interesse di coloro che vengono a comprare i libri da noi. Io ci sto, è anche impegnata come associazione in una serie di iniziative che hanno a che fare con l'integrazione, con lo sviluppo e con della lettura, in genere con la diffusione della cultura. Detto questo, e sperando di non aver levato troppo spazio a Mario, io lascerei la parola a Mario De Martino, il curatore del libro, che introdurrà le persone che sono qui con noi, le autrici che sono qui con noi, l'editore e anche il piano, la sostanza del libro che abbiamo pubblicato insieme, che secondo me è bellissimo e che naturalmente anche da Io ci sto, in attesa che qualcuno voglia leggerlo. Prego Mario. Buonasera a tutti, grazie a voi che state seguendo e grazie anche agli autori che hanno deciso di partecipare a questa nostra nuova presentazione. Anzitutto ringrazio chiaramente Adolfo Fattori per l'invito, ringrazio Giuseppe Verdi, l'editore di Formamentis, da cui tra poco lascerò la parola. E niente, vi presento questo, vi presento Dante 700 anni dopo, questo bel volumone che abbiamo curato insieme, io e altri autori che hanno partecipato appunto alla realizzazione di questo progetto, un progetto che vuole celebrare Dante nel settimo centenario della sua morte. Tante sono state le iniziative culturali che nel corso dell'anno appunto sono state lanciate per celebrare questo grandissimo autore della nostra letteratura. E niente, anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo. Lo abbiamo fatto coinvolgendo docenti, ricercatori, scrittori, illustratori, artisti, in un progetto davvero a 360 gradi. Abbiamo deciso di assegnare un compito a ciascun autore. A seconda di quello che è il suo campo di riferimento, il suo cavallo di battaglia, declinare Dante da un certo punto di vista. Quindi, l'esperto di fumetti ha realizzato chiaramente un contributo in cui Dante diventa protagonista di un fumetto. L'esperto di arte ha studiato, analizzato l'itinerario dantesco nell'arte. La filologia, appunto, che è il mio campo, è stata il territorio insomma, di Dante in filologia, di Dante filologico, quindi della critica dantesca di Dante nella letteratura. E ancora, come Dante è stato recepito, quindi che tipo di ricezione c'è stato, c'è stata dell'opera dantesca attraverso i secoli. Dante in Oriente, non lo dimentichiamo, cioè come la commedia viene letta nei paesi di lingua nipponica. Dante in cucina, quindi anche all'aspetto culinario relativo alla Divina Commedia e alle altre opere dantesche. Insomma, Dante visto davvero con gli occhi di tanti artisti, di tanti scrittori, di tanti ricercatori. E oggi qui vi presento Simona Bonaura che ha curato un interessantissimo contributo sulle influenze culturali prima e dopo Dante, cioè chi ha Buonasera. influenzato Dante e soprattutto chi è stato influenzato da Dante. Abbiamo Sara Gallo che invece ci parlerà di Dante in cucina, nel mondo culinario, quindi quali sono gli aspetti letterari e culinari che ritroviamo nella commedia e non solo.
Rossana Carne, la nostra iammatologa, che invece ci parlerà di Dante in Oriente, e poi avremo un ospite speciale più tardi, il dottor Sperello di Seregua Alighieri, che è anche discendente diretto di Dante e che ci parlerà appunto di lui, è un astrofisico e quindi ci parlerà della cosmogonia dantesca. E ringrazio chiaramente Giuseppe Verdi che ha permesso a questo progetto di esistere, lo ha pubblicato e quindi ha permesso a questo librone di entrare nelle case dei lettori. E niente, io credo che Dante sia un autore che debba assolutamente essere non solo ricordato, ma celebrato. Non solo perché ormai è di moda, insomma, parlare di Dante, perché Dante sì è un grande autore, lo si studia a scuola e quindi, insomma, è giusto ricordarlo perché, insomma, fa cultura, no? Quindi bisogna essere acculturati, far vedere che si è bravi e quindi vabbè, è l'anno di Dante, ricordiamo Dante, no, non soltanto per una questione di moda, diciamo. Dante va ricordato perché ha lasciato qualcosa all'umanità, Dante si dice è un autore da ricordare perché è attuale. Ecco, questa è una frase che ogni tanto mi fa sorridere, sento spesso, ma fa sorridere, un po' come se noi ci ponessimo in una situazione di superiorità. Allora, se un autore antico parla ancora ai contemporanei, poiché i contemporanei sono moderni e quindi ovviamente devono saperne più lunga degli altri, allora è un autore che vale la pena di essere ricordato. Dante, insomma, è vissuto nel Medioevo, quell'epoca buia, il Medioevo ci ha dato Dante, quindi nella contemporaneità non so quanti Danti esistano ancora adesso. Dante va ricordato perché è un autore universale, non perché è un autore attuale. Le cose che dice Dante valgono oggi, ma varranno anche tra 100 anni, varranno anche tra 200 anni. Quindi il contributo dei contemporanei, ma anche il contributo di chi verrà dopo di noi, è quello di ricordare questo grande autore. E quindi io adesso mi faccio da parte e do la parola appunto all'editore Giuseppe Verdi e poi alle nostre altre, insomma, autrici che con il loro lavoro hanno contribuito a rendere quest'opera un'opera che, non lo dico perché l'ho curata, ma ritengo davvero essere un'opera degna di questo grande autore che l'Italia, 700 anni dalla morte, ricorda. Grazie Mario. Io da parte mia non voglio togliere tempo agli autori che sono e rimangono i veri protagonisti di questa impresa veramente grande. Permettetemi un pizzico di autoreferenzialità. I ringraziamenti ovviamente sono di rito. Da editore voglio ringraziare in primis la libreria Io ci sto per l'ospitalità che ci concede oggi. Poi gli autori che già collaboravano con Formamentis, lasciatemeli nominare Rossana Carne, Corinna Zaffarana e Mario De Martino, che ha egregiamente, devo dire, coordinato quest'opera. Tutti gli altri che hanno collaborato con Formamentis per la prima volta, a cominciare da Adolfo Fattori, Giulio Leoni, Paco Pasquale Massimo, Marcello Toninelli e poi una serie di giovani che siamo stati veramente orgogliosi di ospitare e dare loro anche questa possibilità: Anna Baldan, Simona Buonaura, Sara Gallo, Luigi Imperato e Maria Rosaria Varone. Questi erano i ringraziamenti di rito. Per il resto, posso dirvi che insieme a Lucia Rongioletti, che è mia compagna di vita, quindi non solo nella casa editrice, non abbiamo avuto nessun dubbio quando si è trattato di decidere se realizzare anche noi un libro che celebrasse i 700 anni dalla scomparsa di Dante. Tanto più perché Formamentis, per quanto giovane, esistiamo da un anno e mezzo o poco più, si è posta da subito un obiettivo molto ambizioso, che è quello di promuovere la conoscenza e la divulgazione. In un momento storico, fatemi dire, in cui il livello culturale e di conseguenza quello editoriale, inevitabile come ricaduta, mi sembrano calati abbastanza drammaticamente. Stando ai primi riscontri, credo che ne sia venuta fuori un'opera davvero magistrale, come mi ha fatto piacere leggere proprio nel post Facebook di presentazione di questo evento. Chiaramente non toccherebbe a me come editore elogiare il mio prodotto, però ripeto, consentitemi un pizzico di soddisfazione che davvero ritengo possa essere oggettivamente giustificata. Chiudo quindi,
dicendo che con questo volume desideriamo dare il nostro piccolo grande contributo a un'auspicata rinascita culturale, fatemela chiamare così, che ci consenta piano piano di uscire a rivedere le stelle a modo nostro. Vi ringrazio ancora tutti, vi saluto e ovviamente rimango qui a seguirvi, pronto per un eventuale secondo giro. A te, Mario. Grazie, grazie Giuseppe. Beh, direi di passare direttamente la parola alle nostre ragazze, quindi magari alla dottoressa Simona Bonaura e poi insomma alle altre. Grazie a voi. Allora, buonasera, il mio contributo, come Mario ha detto prima, è sulla Divina Commedia e principalmente sulle influenze che l'opera dantesca ha dato sulla letteratura che poi ne è venuta. Sono partita da una considerazione. Come fortunatamente ha detto Mario, ancora oggi Dante, possiamo dirlo, un autore attualissimo. E ancora oggi ci capita spesso, no? Se per esempio una persona compie un reato, di pensare chissà Dante in quale girone lo avrebbe inserito. Ecco, questo fa sorridere perché vuol dire che fa ancora parte del linguaggio comune, anche perché Dante nella Divina Commedia ha introdotto tantissimi vocaboli che tuttora fanno parte, per fortuna, ecco, di una certa, di un certo linguaggio. Però non ho voluto partire direttamente sulle influenze che Dante ha dato nella letteratura, ho voluto fare un passo indietro parlando delle influenze che Dante ha avuto. Sicuramente si parte dal suo maestro, no? Da Virgilio, però l'idea del viaggio nell'oltretomba diciamo, nella letteratura antica era comunque abbastanza comune. Sono tanti i personaggi che hanno fatto un viaggio nell'aldilà. Possiamo citarne alcuni, Orfeo, possiamo citare anche Ulisse, però, e quindi diciamo anche Luciano di Samosata nel suo dialogo con i morti parla e dialoga con coloro che sono andati nell'oltretomba e che quindi hanno conosciuto i nostri avi, coloro che prima c'erano e ora non ci sono più. Dante però chiama il suo maestro Virgilio perché secondo lui con le gesta di Enea, quindi nel sesto canto dell'opera maggiore di Virgilio, l'Eneide, quando scende negli inferi incontra il padre, nell'oltretomba incontra il padre, lui gli dirà le grandi gesta che poi farà, tra cui quella di dare vita a una grande città qual è stata Roma. E quindi Dante pensava così come Enea. Diciamo, creando Roma, ha dato vita poi successivamente alla venuta di Cristo, anche lui si sentiva in qualche modo portatore, ecco, di un messaggio verso l'umanità. E questa opera in qualche modo è riuscita a rispondere a questi suoi dubbi. Detto questo, sono tantissimi gli autori, i personaggi che hanno comunque avuto una grande influenza da Dante, quindi ho dovuto fare nel mio percorso, piccolo percorso, delle scelte, ma veramente sono stati tantissimi: Foscolo, Leopardi, Carducci, hanno comunque avuto dal grande scrittore, diciamo, un momento in cui, cioè un passaggio. Ma sicuramente va citato Boccaccio, perché Boccaccio, anche se non l'ha conosciuto, sarà forse stato Cino da Pistoia a dargli questo, diciamo, a fargli conoscere la grandezza di Dante, è stato colui che ha dato l'appellativo Divina, no? Alla Commedia, nel tratterello In Lauda di Dante. Quindi è stato uno dei primi scrittori che ha voluto osannare questo grande autore. Grandi autori anche oltre internazionali, Geoffrey Chaucer. È sicuramente il diplomatico che in quegli anni era in Italia e ha potuto riportare il codice dantesco in Inghilterra. Ne sono stati tanti, Milton e tanti altri autori stranieri, i Cantos di Ezra Pound, e per poi ritornare ai tempi nostri con autori moderni come Primo Levi, no? Che nelle sue due opere principali ha voluto fare una sorta di confronto tra l'inferno dantesco e l'inferno che ci sono stati nei campi di concentramento secondo le sue esperienze. Quindi è stato per me personalmente un viaggio interessantissimo
Spero che lo sia anche per coloro che leggeranno e stanno leggendo questo libro, perché è interessante capire che comunque Dante ha abbracciato veramente tantissime generazioni. Chiudo facendo un piccolo riferimento anche al mondo musicale, perché anche dei cantanti come Antonello Venditti, Jovanotti e quant'altro hanno citato Dante nelle loro canzoni. E sicuramente il canto che hanno preso in considerazione, il quinto canto dell'Inferno con Paolo e Francesca, e quelle bellissime parole che dicono questi amanti che vincono sull'inferno, si può dire. Ecco, io mi fermerei qui, Mario, perché so che ci sono tanti interventi e quindi passo la parola a chi mi seguirà. Sì, allora faccio io un po' da collante, diciamo. Ok, allora io ringrazio la dottoressa Bonaura che, vabbè, adesso è uscita, ma sicuramente ci sta ancora ascoltando per il suo contributo. Io ringrazio tutti gli autori perché davvero questo lavoro non è un lavoro, insomma, solitario. Questo libro è nato dalla collaborazione di tanti scrittori, di tante menti. E quando, insomma, Rossana Carne ha partecipato a questo nostro volume, beh, l'idea era particolarissima, cioè come Dante visto in Giappone, che è una cosa davvero curiosa, perché a scuola non si studia, e quindi per saperlo bisogna fare degli studi particolari, e quindi ecco una yamatologa che potrà sicuramente illuminarci su questo. Diamo la parola quindi a Rossana, io ecco, torno ancora una volta in diretta a ringraziarla per il suo prezioso contributo. Buonasera a tutti, grazie Mario. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti non solo nei confronti dell'editore, ma anche e soprattutto nei confronti della libreria che questa sera ci sta ospitando. E ovviamente ringrazio tutti i colleghi e le colleghe per questo bellissimo lavoro che, tra l'altro, è proprio qui accanto a me, il nostro Dante 700 anni dopo. Allora, giustamente tu hai detto, la ricezione di Dante in Giappone, ma noi non la studiamo, noi non la conosciamo, è verissimo, è verissimo. Pensa che il percorso che ha portato Dante sulla Via della Seta e quindi l'ha portato verso Oriente non è stato un percorso così semplice, è stato un percorso un pochettino, tra virgolette, travagliato, perché logicamente dobbiamo immaginare un percorso che si è svolto in un arco temporale molto più lungo rispetto a quello che noi possiamo anche solo immaginare, cioè se Dante è, diciamo, diventato famosissimo già a partire dal 300 con la Commedia, in Oriente Dante viene conosciuto. Viene riconosciuto, per meglio dire, intorno agli anni del 1800, quindi stiamo veramente parlando di un arco temporale molto più lungo rispetto a quello che è invece la caratteristica italo-europea. Perché? Perché proprio durante l'Ottocento? Perché i missionari e le varie missioni arrivano in Oriente, arrivano in Cina, arrivano in Giappone, perché sì, è vero, io mi sono occupata della ricezione di Dante in Giappone, ma non dobbiamo dimenticare che l'Oriente è vastissimo, c'è la Cina, c'è l'India, ci sono tantissimi paesi che fanno parte di quel corollario che poi è stato toccato, influenzato dalle potenze occidentali che attraverso anche la trasmissione di testi scientifici e culturali hanno portato Dante proprio sulle sponde di questo Oriente lontano, di questo estremo Oriente. Il Giappone ovviamente non è stato esente da questa influenza, con una particolarità, con una peculiarità. Quando Dante è arrivato in Giappone, ricordo, siamo nell'Ottocento, non è stato immediatamente studiato. E questo perché? Perché il Giappone in quel momento stava vivendo una fase evoluzionistica dove era più interessato a livello anche governativo a, diciamo, sfruttare testi di tipo tecnologico-scientifico. Di conseguenza, i testi più culturali, come la nostra Divina Commedia, sono stati, diciamo, messi da parte. Attenzione perché con messi da parte non si intende assolutamente un qualcosa di negativo, sono semplicemente stati riscoperti un po' più avanti. Sono arrivati in quegli anni, ma la loro lettura, la loro assimilazione, la loro traduzione è avvenuta a partire dagli anni del 1900. E la mia ricerca si è proprio concentrata su uno svolgimento in cui sono andata a riprendere tutti questi grandi studiosi giapponesi che hanno letto, hanno cercato di portare Dante all'interno della cultura nipponica e che nel corso del tempo
hanno dato un contributo eccezionale per fare in modo che appunto i giapponesi potessero leggere la potenza delle terzine dantesche. Ve ne cito alcuni per non portare ovviamente via del tempo agli altri collaboratori come la dottoressa Gallo e anche il dottor Sperello di Serego Alighieri, alcuni tra questi grandi, grandi letterati che hanno appunto avuto il merito di portare Dante in Giappone, tra questi abbiamo ad esempio il professor Ueda Bin, Mori Ogai, o ancora Natsume Soseki, o ancora Uchimura Kanzo, o ancora Akutagawa Ryonosuke. Tutti questi grandi letterati hanno avuto la possibilità di leggere Dante, attenzione, non in italiano, ma attraverso l'intermediazione di una lingua franca, che di solito era il tedesco o l'inglese, ma nonostante questo, sono riusciti comunque a trasferire la potenza delle terzine, delle immagini ed in particolare dell'inferno all'interno appunto della cultura giapponese, perché tra inferno, purgatorio e paradiso, ciò che ha colpito di più l'immagine, anche i sentimenti e le emozioni del popolo nipponico è stato proprio l'inferno. Questo inferno è stato anche ripreso non solo dai letterati, ma anche dai mangaka. Non posso non citare a questo punto Go Nagai e la sua Divina Commedia, il suo testo, appunto, il suo manga in 3 volumi, di cui ben 2 sono proprio occupati dall'inferno. Però Dante, come vi dicevo, non è arrivato soltanto in Giappone. Nel capitolo potrete trovare delle piccole curiosità relative alla presenza di Dante in India e di Dante in Cina e dei modi con cui, appunto, indiani e cinesi hanno recepito la Divina Commedia. Per chiudere il mio intervento e lasciare la parola ai successivi relatori, io vorrei appunto citarvi un primo pezzettino, diciamo, la prima terzina della Divina Commedia in giapponese e ho scelto per questo questa Shinkyoku, questa versione, appunto in lingua giapponese. Jinsei no michi no nakaba de seido fumihazushita watashi ga me o samashita toki wa kurai mori no nakanita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Dante parla al mondo, Dante parla anche all'Oriente. Grazie. Devo dire che fa un certo effetto sentire la commedia in un'altra lingua, dico in una lingua in cui, alla quale non siamo tanto abituati, il giapponese, almeno io non sono abituato, poi non so voi che tipo di legami avete con le lingue orientali. Comunque, grazie, grazie davvero alla dottoressa Carne e io direi di approfondire un altro aspetto curioso della commedia, perché nella commedia si parla di cibo. Si parla di cibo e si fanno tante allusioni al cibo. La commedia è quasi un'opera carnale, nel senso che si avvertono le pene, si avvertono le sofferenze, si avverte anche la fame nella commedia. La dottoressa Gallo, quindi, potrà sicuramente dirci di più su quest'altro aspetto curiosissimo del poema di Dante. Prego, dottoressa Gallo, grazie. Grazie mille, mi unisco anch'io ai ringraziamenti delle relatrici che mi hanno preceduta. E sì, effettivamente è vero, il mio approccio per Dante 700 anni dopo si è focalizzato su un aspetto un po' non convenzionale, possiamo dire, che è appunto quello culinario. E, è stato un approccio, devo dire la verità, quasi giocoso e di certo non di carattere propriamente filologico, come ci si potrebbe aspettare, perché senza dubbio rapportare un argomento così particolare, così anche attuale fondamentalmente come il cibo con Dante, è una cosa a primo impatto curiosa. Ebbene, non solo nella commedia, ma in tutte le opere dantesche è possibile trovare una serie di occorrenze o di riferimenti al mondo gastronomico. D'altra parte non ci dimentichiamo che l'Italia è sovrana e regina in questo campo. L'immagine del nostro paese è sempre associata nel bene e nel male, oserei dire, a cosiddetta pizza, spaghetti e mandolino. Quindi la prima cosa è il cibo come associazione. Ebbene, io forse anche un po' azzardando, ho provato a orientare la mia lettura di Dante proprio in senso gastronomico e culinario. Mi sono un po' trasformata, mi trasformerò nel vostro maître adesso fondamentalmente, perché sono riuscita a delineare un percorso, un vero e proprio percorso di golosità, un menù dantesco, attraverso appunto l'analisi delle occorrenze, dei riferimenti,
culinari all'interno delle opere di Dante, andando anche un po' oltre magari i riferimenti più immediati, come ad esempio il peccato della gola, oppure, quindi sto parlando ovviamente della figura di Ciacco, della figura di Forese Donati, oppure anche di Ugolino e del suo fiero pasto. Quindi sono andata un po' oltre, cercando, anche perché Dante lo dimostra più di una volta all'interno del convivio, anche sapere significa anche nutrire la propria anima. Binomio sapere, sapere dal latino, quindi ho cercato di creare questo menù che potesse accomunare in un certo senso la nostra gastronomia, la nostra cucina, le nostre ricette attuali della contemporaneità con le nostre ricette del passato, non solo le ricette delle nonne per l'appunto, ma anche quelle medievali che si sono rivelate, devo dire la verità, nella maggior parte dei casi anche molto affini. Per esempio, chi non conosce le vecchie torte della nonna o le quiche, magari, ecco, Dante queste le nomina, Dante le riprende all'interno anche del fiore, conosciute come tartere o torte battute, nel caso che siano dolci o che siano salate. Ebbene, il mio menù parte proprio dalle preparazioni basilari, pane e vino, che onnipresenti all'interno, onnipresenti su tutte le tavole, per continuare poi a indagare il mondo dei primi, stavolta sfidando anche un po' i cliché fondamentalmente. Parlare di cibo a quest'ora, mi rendo conto, l'ora dell'aperitivo, si avvicinano le 7, quindi può stuzzicare, cercherò di essere quantomeno tentatrice possibile, ecco, nei miei riferimenti. Ho sfidato un po' il classico cliché della pasta, perché noi italiani, voglio dire, siamo mangiatori di pasta, buone forchette al riguardo, e ho presentato un primo un po' particolare, un primo prettamente toscano. Ho presentato una zuppa, quindi una zuppa di legumi che nasce come piatto generalmente povero, ma che anche la contemporaneità ha imparato ad apprezzare, anche in un certo senso una sfumatura un po' gourmet, come ad esempio farà Fellini, che suggerirà un'aggiunta di whisky all'interno del brodo per la minestra. Ebbene, nel Medioevo le zuppe erano in voga, sia sulle tavole dei più poveri, soprattutto erano accompagnate da una sorta di moderno crostino, possiamo immaginare, in realtà era un pezzo di pane raffermo di riciclo, di scarto la maggior parte delle volte, ma l'anonimo toscano presenta anche delle ricette un po' più impegnative, condite con spezie, soprattutto con l'utilizzo delle uova, per rendere il piatto un po' più accattivante, un po' più affascinante. Il mio menù procede poi all'interno, insomma, dei primi e dei secondi, quindi dopo i primi vengono i secondi, che sono generalmente, come noi li conosciamo, di carne e di pesce. Ebbene, Dante presenta sia la carne che il pesce, entrambi con un riferimento anche abbastanza quasi ironico fondamentalmente, e questo ha spinto anche alcuni commentatori a vedere Dante come una sorta di vegetariano ante litteram, perché tutte le referenze che chiaramente è un'interpretazione eterodossa, diciamo così, proprio facendo leva sul fatto che tutti i riferimenti, tutte le occorrenze della carne erano sempre trattate o con un sorriso o comunque con ironia, come per esempio nelle rime abbiamo la tensione con Forese, viene storpiato addirittura il nome Salamone, da Salomone diventa Salamone, o anche nei canti 21 e 22 dell'Inferno, quando si parla dell'inganno di Ciampolo, si ha una vera e propria cucina infernale. Quindi alcuni accenni ad particolari tipi di carne sono trattati da Dante quasi con un tono particolare, un tono quasi aggressivo fondamentalmente, o addirittura anche ironico. Per esempio, anche le stesse salse che nel Medioevo accompagnavano le carni generalmente per stemperare quel loro sapore un po' pesante, o comunque per modificare, alterare leggermente il gusto di carni particolarmente saporite, particolarmente importanti, le salse per Dante sono le pene, sono le frustate che i diavoli insomma danno ai dannati. Quindi le occorrenze non sono sempre positive, idem le occorrenze relative al pesce, soprattutto l'anguilla non è certo un piatto da penitente, diciamo così. Il pesce è quello che è il piatto povero, il piatto da penitenza che viene mangiato soprattutto in tempi di Quaresima, quando non si può mangiare la carne. Ebbene,
non era tanto un piatto da penitente, perché i pesci venivano trattati, venivano aggiustati, oggi diremmo, con particolari accorgimenti, al punto tale da renderne piatti prelibati. Anche in altre novelle, in altre opere, ho insomma condotto il mio studio anche con apportando una serie di confronti. Anche in alcune novelle si ritrova la preferenza dei prelati verso i pesci, ma comunque senza rinunciare fondamentalmente a un tocco di golosità e a qualche vezzo. Per esempio, in una novella di Gentile da Sermini si parla dell'anguilla alla San Vincenzo, in cui un curato, mentre porta avanti la sua omelia, riesce a inserire all'interno di essa le dinamiche, la ricetta vera e propria della cosiddetta anguilla alla San Vincenzo, in modo tale che il suo cuoco potesse ascoltarla durante l'omelia e poi dopo metterla in pratica e fargli trovare alla fine il suo pasto. Proseguo con quello che oggi noi annoveriamo nel classico contorno, fondamentalmente, quindi le verdure, gli ortaggi, che per Dante non sono conosciuti con questo nome. Sono gli agrumi che attualmente nella contemporaneità gli agrumi sono i limoni, sono le arance, i mandarini, chi più ne ha più ne metta. Ebbene, la conferma ce la dà anche il vocabolario della Crusca, che gli agrumi in realtà sono i sapori forti, sono quei sapori forti speziati come i porri, come le cipolle o anche tutte le altre spezie che erano molto in uso nel Medioevo, anche la maggior parte per stemperare i sapori particolarmente importanti, particolarmente aggressivi. Il Medioevo, Dante ce lo fa capire, è particolarmente robusto nei suoi sapori e ha necessità di essere stemperato da una spezia o comunque da un sapore un po' più dolce, derivato generalmente dalla frutta oppure da mandorle, o quindi frutta sia secca che fresca, e anche e soprattutto spezie, per esempio l'aglio era la base dell'aiata, una salsa che già forse solo il nome ci può rendere un po', potrebbe far sorcere il naso, ecco, una salsa totalmente a base di aglio, però i suoi sapori erano sapientemente smorzati dall'utilizzo della frutta secca e in particolar modo delle mandorle. Quindi questi agrumi, che in realtà facevano riferimento proprio a questo saporaccio che veniva lasciato in bocca, che in teoria doveva essere lasciato, veniva sapientemente smorzato. Quindi noi, quando nel Medioevo ci troviamo a parlare di agrumi, non facciamo certo riferimento alla frutta. Una frutta che io servo in barba forse alle regole del Galateo, anche insieme al dolce, quindi insomma le servo insieme, perché nel Medioevo non veniva utilizzato lo zucchero per dolcificare soprattutto i cibi, ma in particolar modo frutta e dolci proprio, servivano per ripulire definitivamente la bocca dai sapori particolarmente gustosi, particolarmente forti dei primi e soprattutto dei secondi. Ebbene, Dante ci fornisce una vera e propria Macedonia, possiamo dire, perché troviamo occorrenze di fichi, troviamo occorrenze di datteri, troviamo occorrenze di mele, soprattutto c'era una variante che si chiamava mela del paradiso, attualmente non si trova più, quindi insomma ci sono molte altre varianti di mele. Ma è stato interessante ricreare questo confronto con cui, grazie alle mele del paradiso, si creavano una sorta di confetti, quindi queste preparazioni in pasta, quindi in crosta possiamo dire, che ricordano molto le nostre torte della nonna per l'appunto, ripiene di frutta. Però la ciliegina, ecco perché mi piace concludere in questo modo, ce la dà la modernità grazie alla cosiddetta torta Dante D. Una torta che è stata perfettamente strutturata in base al viaggio dantesco all'interno dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, perché infatti troviamo è una torta a strati, e troveremo al primo strato un gusto forte che va proprio a ricordare l'esperienza sensoriale dell'inferno, a base di cioccolato fondente e liquirizia, per salire poi piano piano nel purgatorio per panna, caramello salato e pistacchi, per arrivare poi a quella che è la candida rosa, quindi per arrivare a un tripudio di crema al burro e di panna che corrisponde a paradiso. Ci sono usciti anche altri riferimenti moderni, tante pubblicità soprattutto in TV e per radio, dei dolci per esaltare, per omaggiare Dante, però ho preferito focalizzarmi proprio per la grandiosità anche dell'opera, fare il paragone proprio con una torta Dante, perché diciamocelo chiaramente, lo spazietto per il dolce alla fine di ogni
alla fine di ogni pasto c'è sempre. Quindi mi piaceva terminare con questa ciliegina, ecco, per restare in tema. Sì, più che ciliegina, a me è venuta proprio fame, quindi a sentirti. Davvero, poi tra l'altro ultimamente i dolci danteschi, i gelati danteschi specialmente, vedo che vanno molto di moda, quindi completare con il dolce fa sempre bene. Tra l'altro nel libro che ho avuto il piacere di curare, io ho cercato anche, oltre a sentire il punto di vista dei vari autori, di leggere il punto di vista degli studenti italiani. Abbiamo cominciato un contest su internet che abbiamo sottoposto alle scuole e i ragazzi hanno risposto perché è importante leggere Dante nel 2021. Poi mi sono detto però sarebbe interessante sapere perché è importante leggere Dante nel 2021 anche sentendo le parole di uno che Dante, insomma, anche se non lo conosce bene, comunque sicuramente in famiglia ne avrà parlato qualche volta. E quindi ci siamo messi sulle tracce dei discendenti di Dante. E poi ho scoperto che uno dei discendenti di Dante, effettivamente, è uno scrittore, è un astrofisico, è uno scienziato, quindi si è passati dalla letteratura alla scienza. C'è stato, insomma, un momento nella famiglia Alighieri in cui dalla letteratura, dalle arti umanistiche, si è passati alle arti scientifiche. E quindi ho avuto il piacere di leggere, tra l'altro, un volume curato dal qui presente dottor Sperello di Seregua Alighieri proprio sulla cosmogonia dantesca. E quindi ho detto, dobbiamo assolutamente invitarlo perché voglio sentire il suo punto di vista, ovviamente, su quanto abbiamo detto noi nel volume che ho curato e nel contributo appunto che può darci oggi, che qui in diretta con noi, il dottor Sperello. Quindi io lascerei la parola a lui, ringraziandolo ancora una volta per aver accettato di essere qui presente con noi. Grazie. Sì, grazie a voi. Sì, è passato un po' di tempo da quando sono stato intervistato per questo volume peraltro bellissimo che nel frattempo ho ricevuto e mi piace molto. Diciamo, sì, certo, nell'intervista si è parlato molto della discendenza da una parte e poi diciamo della mia attività per quanto riguarda la cosmografia dantesca. Però, diciamo, vorrei aggiungere una cosa abbastanza divertente, spero. Ho avuto occasione di conoscere uno dei coautori che non conoscevo. Si tratta di Marcello Toninelli, che ho incontrato a Firenze un po' di tempo fa, il quale ha scritto, e ne parla nel volume naturalmente, ha scritto una bellissima Divina Commedia Fumetti, che è questo volume qua, eccolo qua, che è veramente divertente. Fra l'altro lui, quando siamo visti a Firenze, mi ha voluto omaggiare di un ritratto, non so se si vede, vabbè, insomma. E, è una persona veramente notevole. E la Divina Commedia Fumetti che lui ha scritto mi ha veramente stupito, perché diciamo, io ero a conoscenza di quanto aveva fatto Walt Disney, diciamo, che però è veramente a tutto un altro livello. Cioè, Marcello conosce molto bene Dante ed è riuscito, in maniera divertente, però, a riportare fedelmente tantissime cose della Divina Commedia e anche c'è una sezione alla fine sulla vita di Dante. Molto, anche quella molto carina e molto divertente. Per quanto mi riguarda, sì, diciamo, ho avuto occasione di scrivere anch'io un libro, fra l'altro mi avete presentato come scrittore. Io, questo qui è il primo libro che scrivo, quindi scrittore, no, diciamo. Ho scritto moltissimi articoli scientifici, ma quelli non mi qualificano come scrittore, casomai come scienziato, quello sì. Però ecco, mi è molto divertito scrivere questo libro. Ci ho messo sicuramente alcune delle cose di cui ho parlato anche nell'intervista e poi anche molte altre. Che altro dire? Un'altra cosa di cui abbiamo parlato nell'intervista che compare nel volume 700 anni dopo. Ieri
era ieri, sì, era ieri, scusatemi, ho partecipato a Firenze ad un evento che diciamo aveva lo scopo, l'ambizione di diciamo rivedere le motivazioni giuridiche che hanno portato alle condanne di Dante. È un evento che è stato organizzato da un avvocato, uno studio, un avvocato di Firenze al quale io ero stato invitato e ho partecipato molto volentieri. Questa cosa era un po' partita male perché a gennaio erano stati, diciamo, io ero stato citato come il discendente che chiedeva la revisione dei processi, cosa che assolutamente non è vera. Io non ho chiesto niente, sono stato invitato, la cosa mi ha divertito. In effetti, devo dire che l'evento è stato molto divertente e anche interessante. E ne ho avuto un'ottima impressione. Fra l'altro, si è svolto a Poggio Imperiale a Firenze, che è proprio sotto l'osservatorio di Arceti, dove io ho lavorato per tanti anni, quindi insomma, praticamente era a casa. Bene, che altro dire? Non so, io sono abituato che Mario Di Martino mi fa delle domande, io rispondo, quindi non so se vuoi farmi delle domande. Una domanda gliela faccio sicura. Volevo sapere, effettivamente, il mondo, l'universo di Dante, da un punto di vista pratico, cioè come Dante immaginava l'universo, come i medievali immaginavano l'universo, che sicuramente è un universo diverso rispetto a quello che la moderna scienza considera. Beh, questo diciamo è una domanda che ha tante risposte, volendo. Diciamo, quella classica è che naturalmente Dante conosceva l'astronomia classica, la conosceva fra l'altro attraverso gli arabi, perché le cose dei greci non erano giunte direttamente, poi Dante non leggeva il greco. Quindi conosceva l'astronomia classica, il sistema tolemaico essenzialmente. Però c'è una risposta in realtà molto più interessante ed è la concezione di tutto l'universo. In che senso? Allora, l'universo dantesco pone chiaramente come Tolomeo la Terra al centro e al centro della Terra c'è Lucifero. E poi intorno alla Terra ci sono i nove cieli, si comincia con la Luna, poi c'è Mercurio, Venere, il Sole, Giove, Saturno, le stelle fisse. E si arriva al primo mobile. Queste sono tutte, diciamo, sfere intorno alla Terra, va bene? La cosa interessante è quello che succede dopo, perché voi capite bene che questa struttura di universo aveva Lucifero al centro. Beh, insomma, non era una bella cosa, cioè una cosa che potesse piacere a Dante. E quindi, quando Dante con Beatrice, cioè Beatrice che lo accompagna, arriva al primo mobile, che sarebbe nella concezione, diciamo, aristotelica tolemaica, il cielo che genera il movimento di tutti gli altri, perché siccome la Terra è ferma, tutti gli altri cieli devono muoversi intorno alla Terra. E il primo mobile è quello che si muove più velocemente e che nella concezione dell'epoca trascina tutti gli altri. Beh, il punto è proprio il bello viene adesso, cioè cosa c'è dopo? Allora, dopo Dante vede, al di là del primo mobile, vede una cosa simmetrica a quello che vede dietro di sé, cioè vede nove, li chiama cerchi angelici, ma sono in realtà sfere anche quelli, nove sfere con al centro Dio. Bene? Quindi una cosa simmetrica. Questa configurazione apparsa a chi si intende di relatività generale e di geometria dell'universo curvo della relatività generale, appare esattamente, cioè molto, ricorda molto da vicino quella che si chiama l'ipersfera, che è, diciamo, praticamente la configurazione geometrica dell'universo secondo la relatività di Einstein. In pratica, allora, questa cosa qui è stata vista già nel 1925, quindi pochi anni dopo
che Einstein aveva fatto la relatività generale. È stata vista da un fisico svizzero che ha scritto un bell'articolo in tedesco. Poco dopo, beh, in realtà diversi anni dopo, è uscito un bellissimo articolo di un certo Mark Peterson nel 1979. Ha scritto un articolo sull'American Journal of Physics, quindi un articolo su una rivista scientifica molto importante, che tratta proprio di questo problema, cioè del fatto che Dante aveva, come dire, intuito l'ipersfera della relatività generale. Piuttosto che scendere nei dettagli delle somiglianze, la cosa interessante, secondo me, è cercare di capire come c'era arrivato Dante, come poteva Dante, diciamo, intuire una cosa del genere. La spiegazione viene dal fatto che nel Medioevo era molto ben conosciuta la geometria sferica, quasi di più di quella euclidea. Allora, la geometria euclidea è quella che tratta di rette parallele, piani, cubi, eccetera. La geometria sferica, invece, è quella che tratta di superfici curve, tipicamente quella che tratta di una superficie sferica come è la superficie della Terra. Questa chiaramente era di grande interesse perché rappresentava la geometria sulla quale noi ci muoviamo sulla superficie della Terra e quella è sferica. Lo sapevano benissimo che era sferica. C'è di più. Dante aveva avuto come maestro Brunetto Latini. Brunetto Latini aveva scritto un'opera, il Tesoretto, l'ha scritta in italiano ma anche in francese, diciamo, Le Trésor, e in quest'opera, è una specie di opera enciclopedica, tratta di tantissime cose, ma tratta anche appunto della geometria sferica. E come lo fa? Lo fa non immaginando una sfera da fuori, come diciamo faremmo noi. No, lo fa stando sulla sfera, come in effetti noi facciamo, perché noi siamo sulla superficie di una sfera. E cita per esempio questo esempio. Prendete due cavalieri che partono in due direzioni diverse sulla superficie della Terra. Lasciate perdere mari, monti, eccetera. Questi due cavalieri vanno, camminano e poi a un certo punto si incontrano agli antipodi, questo è ovvio, no? E poi proseguono. E si rincontrano al punto di partenza. Adesso prendete un cavaliere, uno, basta uno, che parte dal polo nord della Terra. Bene? Lui parte. In qualsiasi direzione lui vada, va verso sud, questo è chiaro, no? Tanto dove può andare? Sta al polo nord e va verso sud. E che succede? Succede che lui attraversa paralleli sempre crescenti. Bene, fino che arriva all'equatore, passa l'equatore, non importa dove, tanto è sempre uguale, qualsiasi cosa è simmetrica. Passa l'equatore e dopodiché incontra paralleli sempre più piccoli, finché non arriva al polo sud. Bene, attenzione, questa è la stessa cosa che ha fatto Dante nel suo viaggio. Dante, chiaramente con una dimensione in più, cioè Dante è partito, diciamo, dal centro della Terra, per dire, dalla Terra, attraversato non paralleli, ma cerchi, sfere, c'è una dimensione in più, sempre crescenti, finché è arrivato al primo mobile, l'equivalente dell'equatore. Dopodiché ci sono altre 9 sfere, sempre più piccole, una dentro l'altra, con al centro Dio. Attenzione, quindi l'universo non ha un centro che è la Terra con Lucifero, ce n'ha due, c'è anche Dio da quell'altra parte. Quindi così ha risolto, diciamo, il problema di un universo che c'aveva al centro Lucifero. No, perché c'è Dio dall'altra parte. Bene? Che altro si può dire? Si può dire questo, che allora Dante aveva bisogno, come dire, di un'altra dimensione per fare questo esercizio. La dimensione dell'universo ha
einsteiniano, la quarta dimensione è il tempo. Dante non usa il tempo, usa il movimento. Perché? Perché Dante, questo Dante lo dice chiaramente, la Terra è ferma, tutti gli altri cieli, partendo dalla Terra, si muovono, girano, si muovono sempre più velocemente. Al primo mobile, andando di là, i cerchi angelici, cioè le sfere angeliche, continuano a muoversi sempre più velocemente. Bene? Quindi questa qui, questa del moto, è una dimensione che cresce sempre da Lucifero fino a Dio. Va bene? E questa è la quarta dimensione di Dante. Oh, e questa naturalmente serve anche, diciamo, per esaltare la posizione di Dio, che è quello è dove il moto è più veloce. Il moto rappresenta chiaramente il bene, cioè la tendenza verso il bene. E quindi risolve anche questo. Ma c'è un altro aspetto interessante, dopo chiudo, ed è il fatto che, diciamo, all'epoca di Dante, ma non solo all'epoca di Dante, c'era una disputa, diciamo, teologica che riguardava come Dio si colloca rispetto all'universo, cioè se Dio è dentro all'universo oppure fuori dell'universo. Se Dio è dentro l'universo, cosa c'è fuori? E chi ha creato il fuori? C'è tutta una disputa teologica. Con il sistema dell'ipersfera, se volete, che Dante ha immaginato, risolve questo problema. Dio è all'interno dell'universo, l'universo è illimitato ma finito, cioè prendete la superficie di una sfera, va bene? La superficie di una sfera è illimitata perché uno può viaggiare senza trovare mai un limite, però è finita, cioè c'è una superficie finita. L'universo di Dante e anche quello di Einstein è illimitato ma finito e Dio è dentro, non c'è un fuori. Chiaro? Quindi tutte queste cose. Chiaramente Dante non ha immaginato l'ipersfera con le equazioni di Riemann, eccetera. No, chiaramente questo no. Però ha fatto un'operazione molto interessante che poteva fare estendendo la geometria sferica di una dimensione. Questo è molto interessante ed è sicuramente molte volte più interessante che parlare solo di Tolomeo. Assolutamente, io resto sempre, vabbè, stupito ovviamente della testa di Dante, perché poi pensare che tutte queste cose sono arrivate attraverso il ragionamento di un singolo individuo che è riuscito a fare tanto. E ovviamente io sarei qui per ore ad ascoltarvi, perché insomma ogni volta che si parla di Dante si parla di un mondo e credo che questo mondo sia non solo alla base della nostra cultura, del nostro Occidente, ma anche alla base della nostra immaginazione, immaginazione che poi, ecco, sviluppata con opportuni apporti scientifici ha portato poi alle più grandi scoperte del Novecento. È qualcosa davvero di estremamente affascinante. Io direi di dare la parola proprio ad Adolfo Fattori, cercando anche da lui la risposta alla stessa domanda che io ho posto ai ragazzi delle scuole italiane, visto che Adolfo Fattori si è occupato proprio dello studio di Dante attraverso i vari media. Per quale ragione Dante, leggere Dante è ancora importante in questo 2021? Beh, i vari media ce ne hanno dato, insomma, testimonianza. Grazie, grazie Mario. Intanto apro scusandomi con Giuseppe perché ho collocato Formamentis a Trento invece che a Bolzano. E poi devo scusarmi anche con Sabrina Cappiello che ha collaborato, fra l'altro mia studente, ex studentessa all'Accademia, volevo ricordarla, mi sono dimenticato prima, perché è stata fra le collaboratrici che hanno partecipato alla definizione della splendida grafica del libro. Dopo cercherò di ricordarmi anche di ecco, no, voglio leggere subito come si dice, un post di Anna Maria Improta che scrive: curioso ma interessantissimo questo excursus culinario dantesco. Questo è per te, Sara.
E poi un altro commento più generale, quello di Anna Maria Improta: il lavoro di coordinamento del dottor De Martino è stato encomiabile, la lettura dell'originale volume, questo vale per tutti quanti noi ragazzi, è appassionante e godibilissima per la varietà dei contributi, ben armonizzati tra loro, bellissima anche l'impaginazione e il prodotto editoriale in sé. Poi c'era Rita Sena Bonaura che voleva fare una domanda, io le ho scritto, dice, la scriva qui sotto, perché non, come dire, gli spettatori non possono intervenire direttamente, però poi evidentemente non ha letto la mia risposta, quindi gliela dico in diretta. Poi, perché piace ancora? Harold Bloom, il grandissimo critico letterario statunitense, credo morto da pochi anni, nel suo Il canone occidentale della letteratura, che comunque rimane un testo di necessario riferimento per chi studia la letteratura occidentale, colloca naturalmente fra i primi, proprio all'ingresso quasi, Dante e la sua opera. Nel canone poi ci sono, dobbiamo aspettare qualche secolo, arrivare a Shakespeare e Cervantes, e poi arrivare a Goethe, e poi arrivare agli autori del Novecento, per dire solo i maggiori. Evidentemente Dante coglie nella sua opera alcuni aspetti che fanno parte, potremmo dire, proprio della cultura occidentale, come si è sviluppata sin dall'antica Grecia fino a oggi. Cultura occidentale intendo quella che si è sviluppata prima nel bacino del Mediterraneo e poi principalmente verso nord, no? Verso il resto dell'Europa, continuando ad avere influenze da tutti quanti. E quindi coglie evidentemente dei punti che sono elementi che fanno parte dell'immaginario e della visione del mondo in genere dell'umanità. Perché potrebbe essere anche facile dire, va bene, il Giappone è un paese, per quanto ne sappiamo, io ragiono in parte per luoghi comuni, scusatemi, insomma, però oppure per cose lette però superficialmente, il Giappone fra i paesi dell'estremo oriente e dell'oriente in generale è considerato fra i più occidentali, è sempre stato considerato, però l'India e la Cina no, eppure ci diceva Rossana che anche in India e in Cina è presente. Evidentemente coglie gli elementi fondamentali che non solo si spostano, si diffondono, sono tipici dello spazio, cioè dei vari spazi come dire, geografici, no? Sono elementi centrali delle varie culture dal punto di vista sincronico, ma anche dal punto di vista diacronico, cioè se partiamo dal Medioevo e arriviamo fino a oggi. Si moltiplicano i media, si moltiplicano i canali di diffusione delle narrazioni e della cultura, però questi elementi non vengono a cadere, per cui è facile, è logico anche che si siano trasferiti nelle produzioni legate alle o condotte dagli altri media, quindi anche dai media in massa. Tra l'altro, oltre alle riproposizioni e agli adattamenti per il cinema, per i fumetti, per qualcosa c'è anche nelle serie TV, ci sono degli elementi fondamentali, tipo quello, cito appunto per fare un esempio, quello su cui ho cercato di concentrarmi io, quello dell'amore impossibile, cioè dell'amore che prende varie forme col passare del tempo, che sono trasversali, che prescindono da Dante, che provengono da prima di lui e a cui lui ha dato una forma particolare, ma che però hanno continuato a segnare, a rappresentare un elemento fondamentale della vita di tutti quanti noi, no? Ci siamo tutti innamorati, ci innamoriamo tutti, continuiamo a farlo. E quindi, voglio dire, questo è uno degli elementi che, ora, non è tanto una questione di canone, perché per canone si intende una serie di prodotti che sono stati significativi, a prescindere da quello che c'è dentro. Questo è un elemento ancora più nucleare, perché riguarda uno dei temi fondamentali della sua opera. E per questo, è della sua opera, però uno dei temi fondamentali su cui l'umanità si è sempre interrogata. E quindi li ritroviamo ancora. Credo che questa possa essere la spiegazione, una possibile, come dire, ipotesi, no? Di spiegazione delle... Ora, se evidentemente Rita non, forse, come dire, si è disconnessa, non mi ha ascoltato.
Se siete d'accordo, siccome abbiamo un po' un limite relativo al tempo che StreamYard ci concede per fare queste cose, se non ci sono altre osservazioni e non ci sono altre domande, rinnovo da parte mia intanto la gioia di aver fatto parte di questa avventura e il proprio, come dire, l'orgoglio che mi ha provocato. Vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Vi rifaccio i complimenti per la qualità straordinaria dei vostri contributi e dei contributi degli altri, Paco Massimo, Toninelli, giusto per citare quelli che ricordo adesso. Ringrazio ancora e faccio i miei complimenti a Forma Mentis, a Giuseppe e a Lucia per la qualità per aver avuto il coraggio di affrontare un'opera così come questa, un lavoro come questo, e dare Grazie anche naturalmente fiducia e credito a noi, insomma, a noi che sono, a coloro come me che sono stati scelti come contributori, come autori di questo a te. bellissimo. Siete stati un grande team. Siamo stati un Grazie. grande team. Grazie mille davvero. Se siete d'accordo, allora chiudo, passo e chiudo, mi rifaccio i complimenti e speriamo di continuare a collaborare ancora. Arrivederci a tutti allora. E grazie. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Buonasera. Buonasera.